sono tagliato la mini coda, insomma, in English mini coat. L'altro giorno al parche una micia mi colpì e mi richiede la gatta ye ye. Fa canzoni di protesta col complesso dei cattivi. Mary Cat amava l'Ico Cat, il siamese su Tito, lo riteneva molto ho, perché aveva un occhio azzurro e quell'altro marrone. Blue and brown eyes, yeah, in English. Ballare lo scende, son caduto giù di sotto, un tratto visto tutto rosso, ho inciampato e mi sono rotto. Sono ormai un gatto rotto, in English broken cat. Ma trovo la cosa fantastica, perché so ballare lo shake con un paio di stampelle di plastica. Operating cannabis tree. E secondo te questa macchina l'abbiamo lavata bene? Secondo me questa macchina l'ho lavata io. Ma lo sai che il commenda ci si deve specchiare? E beh... Lo immaginavo. Il tubo di scappamento è sporco. E se va a guardare proprio nel pertuso del buco dello scappamento? Si guarda nel tubo, nei pneumatici e anche negli ingranaggi. E perché non si specchia in uno specchio? Ci sono tanti specchi qui dentro. Ma è un modo di dire, insomma, l'auto non è pulita. Se non ti piace come lavata, allora te la lavi tu. Impossibile. E perché? Non posso abbassarmi. Perché ci hai lasciati? No, ma sono il cameriere personale del commenda. Però per abbassarti e guardare nel buco pertuso del tubo dello scappamento ti sei abbassato. Questo rientra nelle mie funzioni. No, qui se c'è uno che funziona sono io. Io sono quello che cucina, quello che cuce, quello che lava i pavimenti e passa la cera. Quello che rigoverna la cucina sono io. E forza, sei il factotum? Ritira quello che hai detto. Imbecille, ho detto factotum, dal greco antico factilibus, che poi significa tutto fare. Seguimi, ex obedition. Pompa. Pulisci la macchina e falle anche lo shampoo. Sì, è la permanente. Ciccio, Franco! Chi è? Oh! Ma che fai, disgraziato? Chiudi! Cosa c'è, Gina? È ora di portare la colazione al commenda. Hai udito? Ma io devo lavare la macchina. Allora hai dimenticato che sei il factotum? Ma... Pane, marmellata, burro, latte, caffè, c'è tutto. Puoi andare. La spazzatura, Franco. Non hai sentito lo spazzino? E allora portala tu la colazione al commenda. Impossibile. Io sono la cameriera personale della signora. Prima la colazione. Il commenda non può aspettare. E nemmeno lo spazzino, perché se ne va. Prima il secchio. Prima la colazione. Il secchio. Il vassoio. Il secchio. Vassoio. Secchio. Vassoio. Secchio. Vassoio. Secchio. Vassoio. Secchio. Vassoio. Secchio. Vassoio. 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 Vassoio.
Milano con una servitù milanese, ma voi terroni non potete capire che cos'è un commenda! Perciò gli mancate di rispetto, lo trascurate, non vi occupate abbastanza di lui! Ma signora... Silenzio! E vi siete anche dimenticati che oggi è il 6 gennaio! Sapete che cos'è il 6 gennaio? La Befana! Ma che Befana? Oggi 6 gennaio è il compleanno del commenda! E nessuno di voi gli ha fatto gli auguri! Auguri! Oh. Ecco fatto. Però il commenda tutti questi anni se li porta bene. Sapete quante gliene darei io? No, e non ci interessa saperlo. Per noi agli anni che dice la signora. Dai, svelto che stanno suonando. A me la torta. Ti ricordo che sono il cameriere personale del festeggiato. Poi vengo io, no? La cameriera personale della padrona. C'è già nessuno. Attenti, avanti in marcia. Tanti auguri a lei, tanti auguri al commenda, tanti auguri al commenda, tanti auguri a lei. Signor commenda, ce la vogliamo fare questa passeggiatina? Vogliamo scendere? Cosa fai? Cosa fai? E lo faccio scendere. Prendilo in braccio. E no, la signora ha detto che deve fare molto moto. Qui il moto, se ci scappa, lo facciamo noi. Dovresti saperlo per esperienza. Dai. Ma quello in braccio non ci sta. E poi me graffia, perché non gli mettiamo un guinzaglio? Pazzo! Un guinzaglio? Ma che l'hai preso, per un cane? No, no, l'ho preso per un gatto. Zitto! Se arriva all'orecchio della signora, le fai venire le convulsioni. Sarà come dici tu, ma quello per me è un gatto. E infatti lo è. E allora? Ma nelle sue spoglie si nasconde il commendator Arcibaldo Cappellini. E com'è possibile? La mette in pissicosi. Senta, non cominciare a parlare veneto perché non te capisco. La mette in pissicosi è italiano e significa la trasmigrazione delle anime. E che roba è? Quello che è certo, che all'età di pochi giorni questo gatto è stato trovato dietro la porta della signora, a un mese di distanza dalla morte del marito. Per cui la signora è convinta che dentro il corpo del felino si nasconde l'anima del commendatore. Mamma tua, ma allora è un gatto morto! E no, sento, non fare il cavallo, non fare il cavallo perché mi dai i nervi! Sì, ti obbedisci. Prendi il commendatore. Lo prendo. Ciccio! Che c'è? Ciccio! Il gatto non c'è più! Maledetto, è scappato un'altra volta. Se sia il marito della signora, questo non lo so. Una sola cosa è certa, che è un gran figlio di una... E voi! Venite un po' qua. Ma che cercate il gatto? Sì, sì, perché vostro l'ha visto. Mi è sembrato di vederlo entrare al pizzicarone. Grazie. Grazie. Pronto? Ah sì, c'è. Sor Pinì, è per lei. Chi è? È Ferdinando. Mo viene, eh? Ferdinando, cosa c'è? Pinì, stanno arrivando. Chi? Come chi? Quei due fessi. Ah, gli è scappato di nuovo. Benissimo. Ci cerchia! Tira giù quelle salsicce! Su, presto! Signori, io pago 8,20. Buongiorno, signor Pinì. Cerchiamo il gatto, che l'ha visto. E come non l'ho visto? Guardate cosa ha combinato. Guarda che cosa ha combinato! Ho pregato una fila intera di salsicce, 5.000 lire. Sì, 5.000! 5!
1.400 al chilo, sono 4 chili, ho fatto pure lo sconto. Va bene, non ha visto dove è andato? No, mi dispiace. L'ho visto io che si imbucava dal macellaio. Grazie, andiamo. Grazie. Buongiorno. Rita, chiama un po' Sergio. Sì, ho capito, come le altre volte. Eccoli. Buongiorno. Cercate il gatto, sì. Eppure io lo cerco. Ma se la chiappo stavolta, lo faccio diventare come un abbacchietto. Ma perché che ho fatto? 6 etti di fettine. Sì. 1 chilo di carne da brodo, 2 bistecche di manzo e 1 filetto da 300 grammi. Quant'è? 6.000. Ma perché? L'ha pure pesata la carne? Ma no, la stavo pesando io con un cliente. Quando è ciampato sulla bilancia? Ciccio, paga. Già, quello che è giusto è giusto. Ma non ha visto dove è andato? Sì, io ho corso appresso fino al biliardo. È entrato proprio lì. Grazie. Scusa. Che numero c'è il biliardo? 41, 21, 53. Sì. Ecco, sono arrivati proprio adesso. Mo' ce penso io. Acebaldo! Arcibaldo! Mangia Maria! Arcibaldo! Pardon! Ma che fai? No! 4.600 lire. Come? Prego. 4.600 lire. E perché? Il gatto che state cercando ha lasciato un conto di 4.600 lire. Ma 5 cappuccini, 3 caffè e una bottiglia di marsala. Ma come il gatto si mette a prendere il caffè e il cappuccino? E il marsala no. No, stava tutto su un vassoio. Ma il gatto ha fatto rovesciare e io non ci posso mica rimettere. È giusto, il gatto è nostro e dobbiamo pagare a lui. Quant'è? 4.600. Chiudiamo a 4.000? E 600. E non fare ticchio. 400 di resto. Mancia. Andiamo. Ci sarebbe pure tanto del biliardo. Se 20.000 lire. Ma perché il gatto che gioca pure a biliardo? No, ma è salito sul biliardo e con le unghie ha sgraffiato il panno. 20.000 lire di danno. E allora a questo punto bisogna pagare sempre lui. E come faccio a pagare? Sono rimaste 10.000 lire. Vabbè, voglio essere buono con voi. Io queste le prendo subito come caparra, io mi accontento. E per il resto mi farete una cambialetta a fine mese. Ma oggi ne abbiamo 30. E domani 31, È un amico, Ciccio, è un amico. Vicente, ma non lo sai che le cambiali si pagano? Pure in Italia. Certo. E noi siamo rimasti senza una lira. Quel gattaccio, a forza di scappare, ci ha ripuliti. Gli orologi ce ne siamo impegnati. Le catenine ce ne siamo impegnati. Non ci rimane che provare con i gemelli. Tu hai dei gemelli d'oro? No, io parlavo dei miei fratelli. Non credo che li accetteranno al monte. Al mare sì. E non rifare il cavallo! La cosa più grave è che siamo rimasti in mezzo alla strada. E allora andiamocene a casa. Ah sì, avresti il coraggio di presentarti senza il gatto? No, preferisco il Vietnam. Guarda dov'è quel fetoso. Io qualche volta quello lo ammazzo. Siete sicuri che abbia fatto abbastanza moto? Sicurissimi. Ci fanno male ancora i piedi. Ma io non parlo di voi, parlo del commenda. E noi dietro il commenda siamo corsi. Oh, ma allora perché non ha finito la sua pappa? Ci avete messo troppa carne, eh? Arcibaldo era quasi vegetariano. Sì, 3 chili di trippa, 3 chili di salsiccia e 3 bistecche. Che cosa? No, volevo dire che quando si diventa gatti si cambiano i gusti. No, il commenda è rimasto tale e quale, vero Arci? Adesso Ersiliuccia tua ti farà sentire la commedia. Amava tanto il teatro, il commenda. Aprite il televisore. Apritelo. Ma signora, oggi è sabato, non c'è la commedia. E come lei ricorda, giovedì commedia. Sabato trippa. Sabato canzoni. Peccato. Era l'unica cosa che lo metteva di buon umore. Oh, gli faceva un effetto così distensivo. Ma se non c'è la commedia, pazienza. Pazienza un corno! Sapete che cosa bisogna fare se non c'è? No, non lo sappiamo. E invece sì, lo sapete benissimo! Muoversi! È quasi l'alba, Romeo! Salutarti è così dolce pena che vorrei dirti buonanotte sino a domattina. A domattina! Ho finito. Buonanotte, Mercedes! Giulietta! Giulietta,
Giulietta, sono io. Che schifo. Buonanotte, Romeo. Giulietta. Romeo chi è? Tu. Buonanotte, Giulietta. Buonanotte, Romeo. Buonanotte, Giulietta. Buonanotte, Romeo. Buonanotte, Giulietta. È quasi l'alba, Romeo. Sì, è quasi l'alba. Ma no, questo l'ho detto, è lui che non se la parte. Scende il scende sonno nell'aria e il centravanti. Sonno. Scende col sonno nelle gambe. Scende il sonno. Si risveglia con un dolore al sonno. Ceccio! C'è Giulietto! Chi è? Chi è? Basta! Si sente troppo il suggeritore. Dovete studiare meglio la parte. Era una cosa che faceva impazzire Cibaldo, sentire il suggeritore. A parte il suggeritore, Cibaldo sta dormendo. Dorme? Si dorme. Allora è malato. È la prima volta che dorme malato ad uno spettacolo. Forse ha un po' di diabete. Poverino. Bisogna chiamare subito il suggeritore. Come? E il veterinario. Ma che veterinario? Vuole dire il dottore. Ecco il dottore. Appunto il dottore. Intanto le sue solite pillole. Ma una ogni sei ore. Arcibaldo. Arcibaldo. Hai capito? Certo che ho capito. Le pillole. Ogni sei ore. Che stai facendo? Carico la sveglia. La prima pillola l'ha presa alle 9. E la seconda bisogna dargliela alle 3. E chi si alza alle 3? Tu. E perché dovrei alzarmi io? Perché io ho caricato la sveglia. Perché io la sveglia non la potevo caricare e tu ti alzavi. Io mi alzerei solo se si trattasse di dargli la streccenina a quel maledetto commentatore. Ho preso pure il raffreddore con tutte le corse di oggi. Bussano. Ho sentito. E perché non ti alzi? Io mi devo alzare alle 3. Chi è? Gina! È scappato il commendere! Svegliatemi a mezzogiorno! Ma sei sicura? Ma sono stata adesso in camera sua! È colpa della padrona che vuole la finestra aperta anche di notte! Sì, perché il povero commendatore aveva i calori. Infatti è morto di polmonite! Chiudete la porta! Mi raccomando! Ci penso io! Sveglia! Sono le 3. Alzati! Che c'è? Al lavoro, sai quello che devi fare. Sì, ma nella camera del commenda c'è la finestra aperta e io sono raffreddato. Se la signora se ne accorge, ci manda a cercarla a tutte e due. E stanotte fa pure freddo. Come fa ad accorgersi? Ma perché? Non lo sai che gli dà la buonanotte prima di andare a letto? Non lo sai? Che godrò senza affanno in braccio all'idol mio. Chi mi decorre? Uscite dal mio petto. Amor, non venite, il mio diletto. Arcibaldo. Buonanotte, Arci. A domani, amore mio. Oh, che cosa hanno fatto questi cattivi? Hanno lasciato la finestra chiusa. Cattivi. Vedi, Irsiliuccia tua, come si ricorda le tue abitudini. Contento, tesoro. Sì. Salute, Arci. Lì. Che cosa orrenda. Una mostruosità! Dov'è Arcibaldo? Notte. Brutta notte, eh? Tempo da lupi e da gatti. Come? Eh sì, alle volte certi gatti sono peggio dei lupi. Perlomeno non ti manda nessuno di notte a cercare un lupo. Ah, cercato un gatto? Ma con questo freddo pensi che troverete un lupo? Noi siamo d'accordo, è la padrona che non è d'accordo. Si vede che non ve ne intendete di gatti. Noi non ci intendiamo di gatti. Ma lo sapete che i gatti con questo freddo non vanno in giro? Stanno in casa, al calduccio. Sì, ma il nostro non è come gli altri gatti. È un siamese, un persiano, un soriano. Un cornuto. Gina? È quasi l'alba.
Salutarti è così dolce pena che... Cosa dici? Oh, scusi, signora, dormivo. Ho visto che dormivi! Oh. E tu hai l'animo di dormire mentre il commenda chissà dov'è, povero Arcibaldo mio! Ma non sono ancora tornata. Zitta! No, mi era sembrato. Sono le orecchie del cuore. Se anche tu avessi un marito, mi capiresti. Un marito come Arcibaldo. Bravo, onesto, buono, intelligente, innamorato, fedele. Ah, fedelissimo, sai. In 18 anni di matrimonio, mai, eh? Mai, 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 mai. Se mi avesse tradita una sola volta, sarei morta di dolore. Hai sentito? Sì, viene dalla cantina. Ah, è lui! Andiamo! Sì. Arcibaldo! Ti ho ritrovato! E sono gioia, 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 ma ti ho ritrovato! Arcibaldo! Che sono sorde. Forse dormono, ribussa. Ah, siete qua finalmente. Quando succede qualcosa sparite sempre voi due, ve ne andate a passeggio. Ma quale passeggio? Noi tutta la notte abbiamo cercato quella maledetta bestiaccia. E intanto è morta. Ciccio Sendestri, è morto. E per forza, con tutti quegli accidenti che gli abbiamo mandato noi. Questo è il certificato di morte. Io purtroppo non posso fare più niente. Scusi, lei è della protezione animali? No, è il veterinario. Prego, io sono il dottore. Se avessero chiamato il veterinario forse si salvava. Ne dubito. Quando sono arrivato io, purtroppo, eravamo al decesso. È stato lì. Però che brutto posto ha scelto per morire, ma... Sai che ti dico, quasi quasi mi dispiace, povera bestia. La servitù d'oggi non hanno più rispetto. Sì, perché lei non sa quello che ha fatto passare a noi due. Anzi, sa cosa le dico? Che a noi non importa niente. Anzi, siamo contenti. Bene. Che cinismo. E la signora ha sofferto molto. Non se n'è neanche accorta. Poverina, quando lo saprà, le verrà un accidente. Ciccio! Il fantasma del commenda! E che fantasma? È Arcibaldo! E lo vedo che gli somiglia. Arcibaldo! Ma allora chi è morto? Ma è la povera signora che è morta! No! La signora è morta! La signora è morta! La signora! Ciccio, debbo una cosa, come si dice quel proverbio? Quale? E chi muore giace... E chi vive si dà pace. E noi per avere un po' di pace che dobbiamo fare... Ho capito. Mi scusi, dottor. Mi scusi. È sicuro che la signora è morta? Purtroppo sì. No, non è che si tratta di uno di quei casi in cui il morto sembra morto e invece non è morto. In catalessi vuol dire? No, lo escludo. Ciccio, se esclude che in cotoletta, procediamo. Micio! Micio! Io, Marchesa Ana Rosa Capellini,
nelle mie piene facoltà di corpo e di mente, nell'abbandonare per sempre questa valle di lacrime che tuttavia mi fu resa confortevole dal mio indimenticabile ed amato consorte, ricordando coloro che mi hanno custodito, non posso dimenticare chi mi fu affezionato e fedele per anni e anni. Ciccio da noi parla, la buon'anima non si è mai dimenticata di noi. Per noi non era una padrona, era una madre. Una mamma. Sì, e noi eravamo per lei i suoi due figli. Due figlie, due bimbe. Sì. Dunque, innanzitutto ricorderò la mia devota cameriera Gina Bianchini. Chi è la cameriera Gina? Io. Lei, sessualmente. Sì. Alla quale lascio la villa che ho abitato fino al mio ultimo giorno. Mamma mia! Oh, ma come prima dice che non si può dimenticare di noi e poi la villa la lascia a lei? Ci deve essere uno sbaglio, legga bene. Leggi tu. Permette. Fermo. Allora, signorina, accetta o no il lascito? Io... ma io... Senti, se non vuoi accettare, non fare complimenti. Accettiamo io. Oh. Noi, intanto, il notaio non si offende, è vero? No, no, ma io accetto, accetto. Hai capito? Uno non appena lascia la villa, c'è subito chi accetta. Silenzio, per piacere. Posso andare avanti? Vada dove vuole. Sì, sì. Vada dove vuole. Prego. Dunque, tutte le altre mie proprietà, come da elenco allegato, le lascio in eredità all'Ente Internazionale per la Protezione dei Gatti Abbandonati, sì. Ma allora noi che lascio? Un momento, per voi c'è un onere. Un onere? Un onere a noi due? Ciccio, vi sento onorato! E che cos'è? Non sai cos'è un onere, no. È un peso, ci ha lasciato un peso. Un peso qua? Ma no, l'onere grava sul suddetto ente. Con l'onere di un vitalizio di 1.000.000 al mese ciascuno a favore dei miei due fedeli servitori, Ciccio la Capra e Franco Pipitone. Un vitalizio. Ciccio, natalizio siamo! Milionari! Oh. 1.000.000 al mese! E dove vai a passare le ferie, my boy? Beh, ancora non ho deciso. Non ha deciso. Un momento, prego, c'è una condizione. La condizionale? Quale? Quale? A condizione che si prendano cura del mio adorato gatto di nome Arcibaldo e lo custodiscono con amore fino all'ultimo giorno della sua vita. Accettate il lascito? Il lascito sì, la condizione no. Impossibile, si tratta di condizio sine qua non. Senta, se la condizione sia del no, le dico subito che sono per il no. No, condizio sine qua non, è oriundo svizzero. Singolare o plurale? Fossivo. Ah. Accettare per forza. Noi accettiamo tutto, meno il gatto. Oh. No, il gatto è obbligatorio. Dov'è, dov'è? Lo devo vedere, sì, subito. Ma perché io voglio domandare al gatto se accetta o non accetta? Accetta, 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 accetta. No, no, l'obbligo di controllare il suo stato fisico, le sue condizioni di salute. E beh, l'ultimo incontro l'ha vinto. Portatelo qua. Il gatto? Sì, il gatto, che aspettate? Ti aspettiamo. Già. Beh, se aspettiamo che il gatto venga qui, aspettiamo un bel pezzo. A proposito di aspettare, la nostra aspettanza non si potrebbe anticipare. Quale? I 2 milioncini, uno per quando uno. Quando avrò visto il gatto, ve li farò versare. Buongiorno, signori. E buonanotte. Ah, più tardi, notaio. Naturalmente col gatto. Riverisco. Se preferisci un ruspante, vero? Il gatto, il gatto. Il gatto, il gatto. Ciccio, hai capito? Per prendere i soldi bisogna portarli a Cebbando. E noi glielo porteremo. E dove lo prendiamo? Dove lo prendiamo? Ciccio, voglio proprio vedere come farete a trovarlo. Ma perché vedere. Il notaio lo conosce? Lo sa com'è fatto il gatto? No. Se andiamo al foro Traiano ne troviamo 1.000 di gatti. Ah! Fai piano, attento al pelo. Ecco, signor notaio, questo è Arcibaldo. Non mi pare che abbia l'aspetto di un animale cresciuto nell'agiatezza. Beh, veramente è molto giù, sa, dopo la disgrazia. Se lei l'avesse visto prima, era un altro gatto. Già, è proprio quello che sospetto io. Come? Che si tratti di un altro gatto. Lei dice che questo è un altro gatto, ma allora chi è, scusi? L'identità di questo gatto non mi riguarda. Mi importa stabilire se è quello menzionato nell'ascio. Questo non lo sappiamo se è pensionato. I 65 anni non li ha compiuto. A me non mi sembra. Ma come fa a stabilire che questo non è Arcibaldo? È facile. Un momento. Ma che fa? Zitto. Con l'identicat. Lo schermo paranoico. Ma che ci fa carosello? Ma...
Il bazzuco. Ecco, quello è il gatto Arcibaldo. Profilo destro. Profilo sinistro. Di fronte. Figura intera. E voi siete due impostori, sì. Scusi, ma perché non gli somiglia? Non direi. Io sono convinto che se le faccio vedere una mia fotografia, lei è capace di dire che non sono io. Io dico che lui non è lui. Beh, forse il notaio ha ragione. Nella confusione abbiamo preso il suo cugino. Io sapevo che era sotto le armi, invece eccolo là. E vi avverto. Se avete intenzione di ripetere il giochetto, ho in mio possesso tutti gli elementi per impedire qualsiasi frode. Guardate, questa è la scheda con tutti i dati zoometrici. Dimensioni dei baffi e delle orecchie. Distanza da un'orecchia all'altra. E non basta. Osservate, prego. Le quattro impronte zampali del gatto. Escludo che riuscirete a fregarmi. Arcibaldo. Scusami. Ti fanno male le piante? No, le piante no, le fanno male i piedi. Purtroppo non possiamo riposarci sugli allori. Ma quali allori? Io mi riposo sulla panchina. Su, rimettiti le scarpe e andiamo. Dobbiamo ritrovarlo prima che sia troppo tardi. Potrebbe cambiare quartiere. Se quel gattaccio sapesse di farci un dispetto, è capace di cambiare città e magari di emigrare in Australia. Andiamo. Aspetta, che mi metto la scappa. Arcibaldo! Uè, non mi dite che andate ancora cercando quel gatto. Non glielo diciamo, ma è così. Mi scusi, signor Metronotte, ma lei per caso non l'ha visto? Io non vedo tanto di gatto, come faccio a sapere qual è il vostro? Si chiama Arcibaldo. Aspettate, io ho visto uno poco fa, aveva una sfinza di salsicce in bocca. Eccolo là, il ladro è lui. Mi scusi, signor Mezzanotte, dove l'ha visto? È saltato dentro la villa dei Conti de Vita. Ma non potete sbagliare, è l'unica vecchia palazzina che sta quella là. Quella là, grazie. Buon pomeriggio. Oh, che bel micino. Povero micio, cosa ti hanno fatto? Sei arrabbiato. Su, buono. Conte, è suo questo bel gatto? Ti interessa? Con permesso, signore. Gatto? Che gatto? Ah, mi è scappato. Beh, ma non era mica un gatto nero? No, no, eccolo là. Ah, meno male, è un gatto siamese. Superstizioso, eh? Io? No, mia moglie. Ah, beh, una cosa terribile. Non si va ancora a tavola, zio? Ma mi sembra un po' prestino, no? Ma come? Sono quasi le 11. Di già. Scusatemi. Professore, un altro Martini Dry? Ma questo è il quarto. Sì. Cin cin. Permette, signor Conte. Zio. Cosa c'è ancora? Arcibaldo! Oh! Ma che guardi, la cameriera anziché di cercare il gatto? Il gatto è importante, ma la cameriera è un bel pezzo di gatto. Mi sei sempre il sodo, cretino. Ne sei convinto? Arcibaldo! Sono quei due? Sì, signor Conte. Scusi un momento, prego, signori. Si avvicini. Oh. Scusa, signore, con lo smoking. So già tutto. Guardi, ma noi... So già tutto! Sa già tutto. Antonietta, dica. Accompagna il signore. Sì. Lei vuole andare a cercare il suo gatto, può andare dove vuole. Sopra, sotto, in cantina, in soffitta. Noi due in soffitta. Sì, certo. Andiamo. E io? Lei viene con me. Eh? Lei viene con me. Ma venga, non si spaventi. Venga, prego. Su, avanti, la prego, si sieda,
Dove? Ma dove si può sedere? A tavola! No, ti prego, su! Annunci subito il pranzo. Svegliamoci, la contessa dov'è? Al telefono, credo. Vai! Non puoi mancare assolutamente, mia cara. C'è un sacco di bella gente. Pensa, la duchessa Grifoni con il marito, l'ammiraglio Canepa, il professor Cagnetti, il chirurgo. Come cara, dici? I LeBlanche. Cara, senti, io vorrei che... Sì, ci dovevano essere anche i LeBlanche, ma sono partiti improvvisamente per Zurigo. Senti, cara, fammi parlare così un pochino, solo. Basta, ho capito tutto. Ti sono mancati LeBlanche e siete 13 a tavola. È così, tesoro? E allora ti sei ricordata della tua carissima amica Laudomia. E no, Angelo, schiatta! Schiatta! Strega! Oddio! Oddio, mi sento male! Su, andiamo, vieni a tavola. Neanche morta! Ho un collasso! Guarda, di che ho un collasso! Ma... Inventa una scusa! Anzi, ho un collasso veramente, oddio! Ma saremo in 13 a tavola per colpa tua! Cosa? E certo, ho pescato il 14esimo! Oh, Alfonso, che bravo! Ah, mi sento meglio! Ah, finalmente! Permetti, cara, che ti presenti un mio compagno di corso. Sì, di corso. No, ma di corso. Ma cosa dice? Del corso allievi ufficiali. Ma allora anche lei è ufficiale della riserva? Sì. Della riforma, sono stato riformato. Cara, ci sono gli ospiti in piedi, ti prego. Oh, è vero, lei... scusate. Prego, accomodatevi, non fate complimenti, prego. Prego, accomodatevi. Qua a pian terreno non c'è, vogliamo andare in soffitta? Oppure in cantina, da dove vogliamo cominciare? Eh beh, io incomincerei dalla sua camerezza. Sto stufato, guardi che le do uno schiaffo, sa? Ma perché questo che era? Antonietta! Ci siamo già incontrati a Cannes? Non ci sono mai stata. A Monte Carlo, a Saint-Tropez, a Parigi forse? No, forse a Lupin, allo Standa. Domando scusa, anche a nome di mia moglie. Un impegno urgente ci chiama altrove. Buon appetito. Cosa fai? Io rimettessi tutto? Ma c'è anche il gelato. Ma che gelato? E c'è anche tu. Avanti, cammina. Non metterò più piede in questa casa. Ma con mia figlia. Avanti, cammina. Un momento. Gli ha fatto qualcosa? No. Alfonso? Oddio, mi viene un collasso. Coraggio, cara. Una prego, cosa impiccabile. Dankeschön, un simile affronto. Scusate, che cosa è successo? Avanti, che parla. Cosa è successo? Niente. Ah, sì, quell'individuo che avete messo accanto a mia moglie è un cameriere. Già, inutile negare, l'ho riconosciuto. E beh, possiamo fargli cambiare posto. Ma non è questione di posto, non intendiamo sedere a tavola con un safo. Sì, cara. No, io voglio. Se gradite la nostra presenza, dovete rinunciare alla sua. O via lui, o via noi. Eh già. Permettete? Scusate. Lo commento una cosa inutile. Se li mandiamo via, ci chiuderemo tutte le porte della buona società. Sì, ma restiamo in 12. Se invece va via l'altro, saremo 13. Giuseppe? Accompagna i signori. Bene, a tavola. Oh, Adolfo, dove vai? Oltracci inaudito! Domani riceverete i miei padrini! Già! Avanti, usciamo! Domani, presto! Ma che cammino! Ho fame! Cammino! Che incredibile! Muoviti! Un momento, un momento! Siete già a tavola? Laudomia!
Un altro collasso. Siccome non sono cattiva come dicono, sono venuta a salvare la tua serata. Buonasera a tutti. Buongiorno. Sono riuscita a liberarmi di un impegno che avevo e sono volata subito da voi. Oddio, oddio. Un collasso? Alfonso, ti prego. Ci penso io. Scusi, venga con me. Venga con me, la prego. Scusate. La prego, venga, 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 si sieda. Si sieda. Ma perché, scusi? Ma che gliene importa a lei? Tanto per lei mangiare qua o di là è lo stesso, no? Ma io le vorrei chiedere... Ma mangi, 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 che si raffredda. Su, Boh. Come va? Come va? Tutto bene? Tutto bene? Ma che bello che si rimai! Oh, bravo. Signori, il signor Marchese Le Blanche. Salute a tutti. Scusate il ritardo, vengo dall'aeroporto. 13. Non ti preoccupare, Le Blanche sono due. Tempo di cambiarmi ed eccomi qua. Cara. E Simonetta? È rimasta a casa con i bambini, dovendo partire, avevamo lasciata libera la servitù. Oddio. Ho capito, cara. Scusa. Non si sente bene. Un collasso. Su, su, non faccia storie, la prego. Venga, venga, la prego, avanti, venga. Venga. Su, si sieda. Su, 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 su. Si sieda. Che cosa vuoi? No, no e no! Un bacino! Ma insomma! Lo smetta! Adesso vado dal conte e la faccio buttare fuori! No, per carità! Non mi faccia buttare fuori! Sarebbe la mia rovina! E allora la smetta! Certo che la smetto, non mi permetterò mai più di toccarla! E poi per me quel gatto è importantissimo! È di razza? Già, razza di carognoni! Veda, se io e Ciccio ritroviamo il gatto, guadagneremo 2 milioni al mese! 2 milioni al mese? Un testone a me e un testone a Ciccio. Per testamento. Ma che aspetti a cercarlo, simpaticone mio? Simpaticone mi hai detto? Mi sei sempre stato simpatico fin dal primo istante. Allora mi dai un bacio? Certo. Oh! E dopo ti darò il resto appena trovati il gatto. Oh! Sì, certo. Preparate tutto. Sarò lì fra 5 minuti. Sono desolato, contessa, ma devo operare d'urgenza. Grazie e mi scusi. Arrivederci. Ciao. Arrivederci a tutti. Ho capito. Senti, ma cosa sta succedendo? Signori, la Marchesa Le Blanche. Oh, no. No. Carissima Nora, finalmente all'ultimo momento sono riuscita a trovare una babysitter ed eccomi qui da te al tuo pranzo. Alfonso? Sono qua, cara, sono qua. Oh. Ho capito. Giuseppe. Dov'è? Chi? Quel signore coi baffetti. Boh. Forse sarà andato a cercare il gatto. Ma bisogna trovarlo. Lei scenda giù in cantina, io guarderò di sopra. Osvaldo. Su, fai così non lo troveremo mai questo gatto. Smetti! Oh, signor Conte, non mi ha nemmeno toccata. No. Venga, venga, la prego. È stata lei che mi ha insediato. È stata lei che mi ha insediato. È stata lei. Ma guarda, ma che roba, mi è tutta spettinata. Glielo giuro, signor Conte, cercavamo il gatto. Cercavamo, Anche lei.
Arcibaldo! Mi scusi, mi è sembrato di aver sentito il gatto. Sì, l'ho sentito anch'io, ma qui non c'è. E dov'è? È Ciccio? Sì. L'amico di Franco? Sì. E no, prima pensiamo al gatto. E dopo? E dopo farai di me quello che vorrai. Se lo dico a Franco non ci crede. Ancora, ancora. Cameriero! Cameriero, venga! Venga qua! Venga! Non ha capito niente! Ecco qua, facciamo così! Mi ha macchiato pure il pantalone! C'è qualcosa che non va? Ho capito. Prego. 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 Nonnini. Ciao, ragazzolo. Va bene? Prego. 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 Signora, lei? Ma noi siamo già al dolce. Vada via. Un pezzo di dolce anche per lei. Prendetelo! I tedeschi! Ma cosa succede? Eccolo! Vincalo, vincalo, vincalo! Accappalo, accappalo! Gatto, 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 gatto! Eccolo! Afferratelo, ecco! Afferratelo, afferratelo! Datelo a me! Dila, dila! Prendelo, prendelo! Vincalo, cae, cae! Dov'è? Prendiamo, questo tavolo! Largo! Prendiamo il gatto e ce ne andiamo! Ecco qui! No, qui non c'è scusa! Levati davanti! Fermati! Fermati! Afferratelo! Fermati! Dov'è? Dov'è? Scusi! Piglialo! Vado dall'altro lato! Scusi! L'avevo preso per il gatto! E con questo, grazie a tutti! Ebbe scusa! Ecco, deve essere così! Accebaldo! 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 Grazie all'ammiraglio! Dove sei? Basta! Buttateli fuori! Accebaldo! Accebaldo! Chi è? Chi è? Come si permettono? No! Alfonso! Come si chiama? Alfonso! Non può! L'ammiraglio non è andato via, è andato solo in bagno a pulirsi! Portateli dentro! Portateci grazie. Dentro! Portateci dentro! E con questo, buttateli fuori! Batteteci fuori! Non puoi! Se li butti fuori, rimaniamo in 13! Portateli dentro! Portateci dentro! Voglio rimanere in 13! Buttateli fuori! Alfonso! Non fare l'Alfonso! Che c'è? Hai sentito qualcosa? Si è allontanato. 2 milioni al mese. Cosa? Al mese? 2 milioni. Come vanno le ricerche? I signori possono stare tranquilli. Le porte e le finestre sono chiuse. Il felino non può scappare. Bene. Vici bello, vici bello. Vici bello, 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 bello. Vici, vici. Sono un vecchio gatto che vuole fare il fin. 2 milioni. Presto, cercate questo gatto. Non ce la faccio più. Sto per avere un collasso, presto. Soltanto ma finisce. Ma lo ritengo su. Vedi chi è? Ho visto. È il telefono.
Pronto, che parla? Ragazzi, ho visto Arcibaldo. Presto, sbrigatevi! Sì! No! Sì! Ciccio! Aspetta! Ciccio! Gli do la notizia! Ciccio! Ah! Mi fai venire un infarto! Beh, che c'è? E hanno trovato Arcibaldo! Dove? Aspetta, dammi l'indirizzo che veniamo subito! Via dei Gelsi 32! Sei sicura? Certo che era lui, sono sicurissima. Passeggiava sul davanzale di quella finestra. Ma io non lo vedo. No, adesso è dentro. Ma scusa, Gina, perché non l'hai preso? Io ci ho provato ad andarlo a prendere subito, ma non mi hanno fatto entrare. È un'ambasciata. Hai capito? Il gatto ha chiesto asilo politico. Cercate di entrare voi, ma non illudetevi di passare da quel portone, eh? E come facciamo? Io un'idea ce l'avrei. Sì. Senti, io faccio il presidente della Repubblica degli Stati Uniti e tu fai il mio avvocato. Ma chi vuoi che ci creda? E già tu la faccia dell'avvocato non ce l'hai. E invece l'idea ce l'ho io. Sì? Se non si può entrare dalla porta, entreremo dalla finestra. Ma perché dalla finestra ci lasciano entrare? No, ma noi entreremo lo stesso. E come? Ecco, di nascosto. L'ambasciata, eccellenza, è letteralmente in stato d'assedio. Ci sono due poliziotti per ogni finestra e altri 20 nel corridoio sorvegliano anche gli altri uffici. Se è qui che il killer avrà intenzione di attentare alla sua persona, avrà l'accoglienza che merita. Io lo tengo il minimo dubbio, signor ambasciatore. So di poter contare sulla fedeltà di voi tutti e non ho nessuna paura. Come vede, sto calmissimo. Madre di Dio! Ma no, è il dufono. Oh, meno male. Cosa c'è? Il commissario Proietti della Polizia Italiana. Ah, sì, sì, faccia entrare. La finestra è chiusa? Perché? Crede forse che ci sia qualche pericolo? Pericolo di una polmonite se c'è una filatura d'aria. Sono raffreddato, sa. Le presento Sua Eccellenza Ordóñez, primo ministro di El Guaraní. Piacere. Il segretario di Sua Eccellenza, dottor Martinez. Piacere. Mr. Smith della CIA, del Servizio Segreto degli Stati Uniti. Oh. Commissario Proietti dell'archivio della questura distaccato alla mobile. È una disdetta. Ogni volta che mi danno un incarico importante mi viene questo raffreddore. Il Ministero degli Esteri ci comunica che gli oppositori di Sua Eccellenza, approfittando del suo soggiorno in Italia, vorrebbero attentare alla sua vita. Gradirei conoscere le precauzioni che ha preso il governo italiano per proteggermi. Vostra Eccellenza è già sotto la protezione del Presidente degli Stati Uniti. Ascolti, commissario, a questo proposito è molto bene chiarire immediatamente un punto. Qui sono io che dirigo le indagini e voi farete esattamente tutto quello che io dico, all right? Benissimo. Sì, siamo nella NATO, no? Ok, bravo, ditemi tutto quello che sapete su questa faccenda. Beh, io ne so pochino. Tutto quello che so è che hanno incagariato qualcuno per questo lavoretto. Un killer? Sarà un chilo, mezzo chilo. Io so che lo chiamano gatto. Il gatto? E voi non sapete niente sopra questo gatto? No. Il gatto è un assassino molto bravo. Vuol dire molto cattivo. Ed è particolarmente pericoloso, perché nessuno conosce i suoi lineamenti. Nessuno al mondo ha mai visto il gatto nella faccia sua. Avanti, su, camminate! Ma lascia, un momento! Li abbiamo presi mentre tentavano di entrare da una finestra. Fermi! Il primo che si muove avrà una pallottola fra gli occhi. Che cosa cercavate? Cercavamo il gatto. Il gatto? Qui? Nell'ambasciata? Sì, e ci è scappato mentre questi signori ci afferravano. E voi ve lo siete fatto scappare? Ma noi non ci siamo accorti di nulla, Mr. Smith. Ma come è scappato? È saltato da una finestra all'altra. No, non abbiamo visto nessuno saltare da una finestra. Ma chi è questo? Silenzio! Siete sicuri di quello che dite? Sicuro. Diglielo tu che c'ha la S più sicura. Sicurissimo. Ecco. Signori, vi prego di uscire tutti quanti. Grazie, arrivederci. Fermi voi! Noi tre dobbiamo fare due chiacchiere, vero? Noi tre dobbiamo fare due chiacchiere. Yes. Ma... Serve una mano? No, thanks.
In queste cose preferisco spiegarmele da solo. Get out everybody! Rompete le righe! Eccellenza, lasciamo fare a lui. Sì, 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 di là. Basta che me custodite. Vamos al gabinetto particolare. Adelante, adelante. Ed ora a noi. O parlate o vi faccio torturare. Ciccio ci vuole fare dotturare. Mi scusi, ma siamo pratici. Invece di torturarci non ci può dire di cosa dobbiamo parlare. Lo sapete benissimo. Io no. Del gatto. Ah, perché non ce lo diceva prima? Cosa vuol sapere del gatto? Tutto. Sì. E attenti a dire la verità. Certo. Lo conoscete? Certo. Giusto? Lo conoscete bene. Please down. Certo che lo conosciamo bene, Accebaldo. Accebaldo. E chi è Accebaldo? Il gatto. Il gatto. Ah, si chiama Accebaldo. Sì. E poi? E poi basta, almeno per quello che sappiamo noi. E sapresti ritrovarlo? E noi lo dobbiamo ritrovare per forza, quell'assassino. Ma voi siete coniugati o non coniugati? Noi non siamo sposati, però siamo amici. Non ha detto coniugati. Ha detto noi siamo col gatto o non col gatto. Con Gardol, col gatto. Noi siamo contro il dentifricio. No. Deme, contro il gatto. Però ci dobbiamo stare insieme. Per forza. Quanto vi viene? Sì. Un testone a testa testè. Gli altri testoni... testadati. What's testadati? What do you mean for testadati? Ratamens, ratamens. Ratamens! Descalpati! Please. Rata mensil. Later. Più tardi. Aspetta. No. Se io vi lascio andare, voi che cosa fareste? Andremo a cercare il gatto. Sicuro? Questo lo dice lui perché c'è la S più sicura. Sicurissimo. Well, all right, che cosa state aspettando? Come on, go! Ciao, shut up! Ah, come on, go! Get out! Get out, I tell you! Okay. Quick! Hurry up! Veramon! Chi va là? Non potete andare. Ma insomma, possiamo andare o non possiamo andare? Non potete andare in such conditions. Freddy, come on, spogliare, fare un bagno. No, perché? Il bagno no! Ho la polmonite cronica! Assassino! Oh, è Miss Evelyn, la mia preziosa assistente. Avevi piacere, proietti. Allo? Now listen, commissionario. Questi due bottoni sono in effetti due microfoni con una piccola emittente miniaturizzata. Attaccate alle loro giacchette ci permetteranno di sentire quello che esse dicono e di seguirle a distanza senza essere visti. Saranno loro stessi a fornirci le tracce del gatto. Capito adesso? Chissà dove è andata a finire, mentre noi rischiavamo la vita in quella stanza da bagno. Metti che ci cascavamo dentro. Hai visto che c'era l'acqua? Su, non esagerare, si toccava. Tu perché sei alto, tocchi. Ma io no. Su, non disperare. Però non tutti i mali vengono per nuocere. E qual è questo male che non viene per cuocere? Per nuocere. Ah, e qual è? E il bagno. Col bagno che abbiamo fatto, il gatto non sentirà più il nostro odore ed è più facile acchiappare. Accidente a te, commissario. Non mi hai fatto capire l'ultima parola. E sono raffreddato. Non lo prendono mai il raffreddore quelli del FBI. Sor commissario, sono entrato in un negozio. Silenzio, please. Signor Penny, chi ha visto il gatto? Signor Penny! No, oggi non l'ho visto. Anzi, è un paio di giorni che non lo vedo. È mica malato? Lei dice. No. Benissimo, 420 alla cassa. Ma non aveva detto che il gatto non lo conosce nessuno. Qua c'era un altro che lo conosce, cioè Pinino. E tu lo fai arrestare, Pinino, ok? E perché? Ma come perché? Conosci il gatto, no? Tu lo metti sotto chiave e io dopo lo interrogo. Ma mica ti può arrestare la gente così in Italia. Muoviti, commissario. Qui le indagini le dirigo io. Sì, ma il guaio lo passo io. Pronto? Qui il commissario... Sì! Ma io non lo so. Andiamo. Non c'è frodo alimentare. Ma io sono un sanguiniere, un professionista. Ma io che c'entro? Ma no. Ma io non ho fatto niente, io non c'entro niente. Dentro. Lei è sicuro di non averlo visto? Come no? Sicurissimo. Io quando lo vedo lo riconosco subito. Vedi, anche lui conosce.
Ma forse lo conosce così superficialmente. Buongiorno e buonasera. E buonanotte, glielo dico io, in prigione. Tutti chi conosci il gatto deve arrestare, poi io li interrogo. Li interrogo e poi me la vedo io col questore. Pronto? Sto sempre io. Namo, sorché, namo? Beh, un momento, signor. Buongiorno, signor Sergio. Cerca del gatto, No, oggi non l'ho proprio visto. Ma insomma, le volete servire, sì o no? C'è mezz'etta di più, signore, lo lasciamo. Vabbè, lasciamolo. Visto che non le va oggi? No, oggi mi serve. Cercheremo. Al biliardo. Ieri. Ma mica lo stesso. Macellaio. Che? Pure il macellaio? No, il macellaio no, quello non lo arresto. Ma che razza di commissario sei? Ha paura di arrestare la gente? Ma c'è un regolamento. Bisogna andare lì con un mandato dell'autorità giudiziaria. E tu glielo mandi domani per posto il mandato, ok? Sì, e loro mi mandano a me in Sardegna, ok? Pronto? E sto sempre let's io. Go, let's go. Oh, quanto vuoi scommettere che è qua dentro? Proviamo. Ok, aprite bene le orecchie. No, non l'ho visto. È quello che viene a giocare sempre qui dentro. Sì, sì, lo conosco bene, quello che gioca al biliardo. Lui. L'ho visto io, l'ho visto. E qua dentro? No, vicino a casa mia, alla Garbatella. Alla Garbatella? È possibile che sia andato così lontano? Avrà preso l'autobus. Ma è sicuro che era lui? Ma certo che era lui. E poi c'era anche mio fratello Pasqualino. Ah, Pasqualino, è vero che l'abbiamo visto, il gatto? Sì, sì. E lui? L'ha visto pure Pasqualino. Ma dove conoscono tutti questo gatto? E tu al resto di tutti, chiama la questura, go! Ma ti pare possibile chiama che... Chiama la questura! Dotto, sì, sono sempre io, sempre Proietti. Arrestali tutti! Arrestateli tutti, tutti quelli che trovate, tutti! Vo dico io perché stiamo qui, per colpa di quel gattaccio maledetto! Ma era uno scherzo! E diglielo che ai giudici che era uno scherzo. Ecco, tu pensi come quelli, dovrebbe essere permesso dalla legge, lo dico io. Volevamo ridere alle loro spalle, ma cosa c'è di male? Ma non glieli fregavamo i soldi. Ma che, facevamo una cena e poi naturalmente invitavamo anche loro due. Sì, il pubblico ministero e il presidente del tribunale. Ma no, Franco e Ciccio. Sara, un amico mio, per uno scherzo simile gli hanno dato 3 anni, truffa continuata. E poi se era per il gatto doveva essere qui anche il padrone del biliardo. Addio, si arrestava. Anche lui eravamo un 4. E allora? Più di 3 associazioni a delinquere. Eccolo là! E chi me qua? Andiamo, andiamo! Ma io che c'entro? Ma guarda che roba! Andiamo! Incentorato, ho trovato un sacco. Questa non è mica una camera di sicurezza, è un autobus. Questi sono i dos che conoscono il gatto. La mia piccola amica fa miracoli. Gliele faremo avere. Ci penserà lui a liquidarlos. Almeno dire salute. Ecco i bei risultati. Sto peggio con il raffreddore. Ho fatto prendere tutto quel freddo per correre dietro a quei due che correvano dietro a un gatto. Beh, io non potevo. Silenzio! Era proprio un gatto. Me l'hanno detto i fermati e confermato i testimoni. Un gatto con 4 zampe e una coda. Ma che ci farete con questo? Ma che ci farete? Ci avete i topi con questo, noi gatti.
Ma volete vedere che ci faccio io con questo? Ecco che ci faccio! Hello? Sì, sono io. Ah? Huh? Attento, Joe. Il gatto tiene la fotografia di quei due. What? What? Wonderful! Fantastico! Il gatto ha commesso il nostro identico errore. E cioè? Credo che quei due lo abbiano riconosciuto e li sta cercando per ucciderle. Non è fantastico? E per quei due mica tanto. Ah, sciocchezze. Noi li seguiremo, lo salveremo e cattureremo il gatto. Ma usted aveva idea dove saranno ora? Essi hanno i microfoni cuciti alle giacchette, no? Basterà mettersi in ascolto. Evelyn, please. The micro recorder. Come on, baby. It's broken. No, accidenti a te, commissario, mi l'hai scassato. Ma che stai facendo? A chi stai telefonando? A Gina. Vuoi vedere che mentre non lo cerchiamo di qua e di là, Arcibaldo è a casa? Non dimenticare che ha moglie e figli. Vorrai dire la misa con i micini. Ah, appunto. E se non lo sai, i gatti sono affezionati alla famiglia. Io veramente credevo che amassero solo i topi. Pronto? Ciao, dimmi. Il gatto, sì, è qua. Hai visto che è tornato a casa? Gina, non lasciarlo scappare, legalo! No, non se ne va. State tranquilli, vi aspetta. Va bene, veniamo subito. Veniamo subito. Vengono subito. Così va bene. Ma cosa vuole da Franco e Ciccio? Niente. Dobbiamo solo parlare del gatto. Tu esci, paga il taglio. Gina! Dove? Buongiorno. E il signore chi è? Chi è? È uno che vi deve parlare del gatto. Ah. Tutti che si avvicinano della storia del gatto. Per forza, 2 milioni al mese fanno gola a tutti. Perché se lo catturate... Vi darebbero 2 milioni al giorno. Ci darebbero, c'è una carta scritta. Ecco, e voi due gli state dando la caccia. La caccia, senza quartiere. E ora che sappiamo che si trova qui, questa volta non ci scappa. Bravi, bravi. Grazie. Grazie. Ma chi ve l'ha detto che il gatto scappa? Come che ce l'ha detto? Ma scusa, allora lei, questo lo sappiamo noi. E lo conosciamo. Sicché il gatto... Avrebbe paura di voi. Certo che ha paura di noi, l'abbiamo preso sempre a calci. Ma da questo momento in poi le cose cambiano qui. Anche la tattica. Eh sì, perché non appena lo avrò fra le mie mani, sì, vicino, gli staccherò i baffi uno per uno. L'occhio glielo metto a posto del ginocchio. La coda glielo metto dentro l'orecchio. Il naso glielo metto. Dove glielo metto il naso? Dove? Perché capito, io parrabbio. Questo se lo trova lui. Ma se lo trovo basta! Io... Basta! Senta, basta, lo dico io, perché siamo i padroni di casa, mi sono spiegato. E ora noi sistemiamo la faccenda del gatto e lei se ne può andare. Scusi, ma ha ragione. Sarà il gatto a sistemare la faccenda con voi. Andiamo di sopra. Salite. Forza! Salite! Roba davanti, roba da non crederci. Ma con chi abbiamo a che fare? Con la SS? Ma... La donna di picche. Es la muerte. No. What a mess. Ecco il nuovo apparecchio, eccellenza. Ce n'è voluto, ma... Finalmente. Ce l'abbiamo fatto. Ce l'avete messo del tempo. Ma qui... siamo a Roma. C'è il traffico. Rischiamo la paralisi, rischiamo. You shut up, commissar, will you? Sintonizzate sulle microonde. Yes, Mr. Smith. Shh. Siamo in contatto. Ma non si scuccia a parlare, signor. Che significa? Saranno zitti, no? Ho controllato già io.
dispiace. Capisco che sia trattato di un equivoco, ma non posso farci niente. Prima non mi conoscevate. Forse era meglio. Ma ora mi conoscete. Questo è il guaio. E dovete morire. No, non voglio morire! Non voglio morire! Nessuno deve sapere come è fatta la faccia del gatto. È arrivato prima di noi il gatto. E mi sa tanto che quei due fanno la fine del sorcio. Sapete che cos'è questa? Un uovo da Pasqua. No, una bomba. Ah, ma allora stia attento che se casca per terra... Si rompe! Deficiente, scoppia! No, no, non è una bomba a percussione. È una bomba a orologeria. Ah, meno male. È la bomba dell'orologiaio, quindi senza un suo ordine non scoppia. No, no, scoppia. Come scoppia? Non scoppia? Soltanto quando voglio io. Le 2:20, io alle 3 ho un appuntamento. Sì, con la morte. Ecco, tra 10 minuti esatti scoppierà. Scoppia, scoppia. 10 minuti. Abbiamo esattamente 10 minuti di tempo per salvarli. Ma se non sappiamo dove sono... Bisogna localizzare la posizione con un radiogoniometro. Presto, un radiogoniometro. Sì, 10 minuti. Con 10 minuti arriverà a Siena dal baccaglio qua sotto. Qua se non realizzano l'onda verde. Senta, signor gatto, non potrebbe fare mezz'ora, che ci rimette? 10 minuti sono pochi per dire addio alla vita. E poi dobbiamo salutare tante parenti, dobbiamo mandare tante belle cartoline. Mezza giornata in più, che cosa le costa? 10 minuti. È più che sufficiente per raggiungere la mia macchina. Buona morte. Anche a lei. Ma come ci... Buona morte. Ci lascia morire qua. E se scoppia la bomba? Io ho paura della bomba. È dietro a te. Sì, ci fai qualcosa. Non vedete? Ha lasciato aperta la finestra! Chiudere la finestra che c'è corrente! Zitto, incosciente! Non riusciremo mai a passare attraverso le sbarre. Idioti! È la bomba che dobbiamo buttare di sotto! Muoviti tu, vai verso la bomba! Presto, su, fatela cadere! Ciccio, ho paura che scoppia! Stando a quello che ha detto il signor gatto, non dovrebbe scoppiare. Sì, ma il gatto è felino e non bisogna fidarsi. No. Ho paura che scoppia. Scoppierà se non vi sbrigate, su! Vai, Calè. Adagio, adagio. Su, coraggio. Vada per la bocca. Che credi, deficiente, se la bomba non è scoppiata? Sì, mi è caduta sul cane e me l'ha acciaccato. Ti sei fatto male? Dagli un calcio. A chi? A una bomba. Ma tu sei matto. Se non lo fai, ci polverizza tutti. Mamma mia, va bene. Presto. Il piede è messo giusto. Ecco. Ma che la mandi verso me? Verso la finestra la devi Presto, mandare. Presto, Ciccio. Aspetta. Ciccio! Ciccio, ce l'ho sotto il naso! Palo! Su, muovetevi! Non restate lì come due salami!
Avremo sì o no 2 o 3 minuti di vita, dai! E state zitta! Non ce la facciamo! E 3, è arrivata pure lei! Ti sei fatta male! È la fine! No! No! Ma che fai, ridi? Ma che fa? Piango! Ah! Stufatoso e viene pure qui a sfotterci. Arcibaldo, ma che fa? No, Arcibaldo, dall'altra parte, verso le sbarre. Ci sta andando? Sì, sì. Commenda, commenda, Arcibaldo, Arcibalduccio, lì, lì. No, al contrario, dall'altro lato. Mici, dai, dai, e allora dai, dai, Arcibaldo, dai, forza. Sì, dai, buttala, buttala, Arcibaldo. Ci sono 3 chili di salsicce per te. Buttala, buttala. Ancora, ancora. Dai, che ci sei? Su, bello, butta giù la gommetta e buttala. Arcibaldo, Arcibalduccio, scusami se qualche volta t'ho presa a calci. Buttala. Spingi, spingi. Dai, dai. Forza. Forza. Bravo. Spingi, Arcibaldo, coraggio, coraggio. Ah. Fumo. Le mani, le mani. Grazie. Ah, grazie. Grazie di avermi salvato la vita alla pallaccia. Grazie. Siete stati fortunati, veramente fortunati. Sì. Salute. Siete proprio andati con la camicia. Lui perché era magro. E non dovevate morire voi. Sì. Salute. Grazie. E invece è morto il gatto. Il gatto, Arcibaldo! Arcibaldo nostro! Dov'è? 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 Di là, di là! No! No, che succede? Arcibaldo! Arcibaldo! Piangi per il povero Arcibaldo? No, piango per i 2 milioni al mese che abbiamo perduto. Ti capisco. Ciccio! È lui! È lui! È lui! Sì, sì, è proprio lui! Inseguiamolo! Inseguiamolo! Siamo
pronti? Quanto tempo ci vuole per lavare questa macchina? Prontissimo, pronti, signorina. Sempre i suoi ordini. Ecco. Ragazzi, vi consegno il commenda. Fategli fare un'ottima passeggiata, mi raccomando. Ottima passeggiata, commenda, eh? Buon passeggio, commendatore. La mi scusi se le chiudo la porta. Sono un vecchio gatto che vuole fare il pin. Ogni anno mi faccio il pelo, confezionato a Cannabis Street. So tanta fastidisce, ma lo ritengo superato. La coda lunga non è alla pace, tutta la coda mi sono tagliato. The mini code and so my in English, mini code.